Buon pomeriggio, sono Rodolfo Caldarazzo, vengo da Zollino, paesino in provincia di Lecce, e sono proprietario della pizzeria Il Vizio. Questo impasto è un impasto realizzato con una farina tipo 2 macinata a pietra, con germe di grano vivo all'interno, con un W di 190. Ha 40 ore di maturazione e all'interno c'è il 3% di lievito madre naturale. Ingredienti: abbiamo una crema di tartufo sulla base, mozzarella fior di latte, funghi porcini trifolati, pomodorino semi dry rosso, datterino giallo in crema, capocollo di Martina Franca, burratina al tartufo, pinoli tostati, basilico, olio e delle scaglie di tartufo bianco del mio paese. Hai detto, chiedo scusa, quante ore di maturazione c'ha e quanto tempo l'hai tenuta a temperatura ambiente, prima e dopo la temperatura, insomma, a 4 gradi? A 40 ore di maturazione. Dopo aver fatto l'impasto, l'ho tenuto a massa per un'ora. Ho effettuato lo staglio e l'ho lasciato nei cassetti a temperatura ambiente per 2 ore e mezza circa. E poi sempre a temperatura costante a 4 gradi fino a questa mattina alle 5 che l'ho tenuta a temperatura ambiente. Più che domande, insomma, è stato già detto tutto per quanto riguarda gli impasti. Niente, la pizza è molto buona gli accostamenti, buono gli accostamenti dei profumi, dei sapori, soprattutto il tartufo non è molto invadente, molto delicato. Complimenti. Sono d'accordo con Giovanni, buona la pizza, buoni gli ingredienti, ottima la burratina perché dà quel tocco di freschezza finale. Complimenti per il coraggio anche a te, oggi abbiamo avuto 5 o 6 debuttanti.